Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa la pressione sanguigna alta. La pressione sanguigna alta, nota anche come ipertensione, è una condizione in cui la forza del sangue contro le pareti delle arterie è costantemente troppo elevata. Ci sono diverse cause e fattori di rischio associati all'ipertensione, tra cui genetica. La predisposizione genetica può giocare un ruolo importante nello sviluppo dell'ipertensione. Se hai parenti di primo grado con pressione alta, sei potenzialmente a rischio maggiore. Stile di vita. Le abitudini di vita sano o insalubre possono influenzare la pressione sanguigna. Fattori come una dieta ricca di sodio, l'eccesso di peso corporeo, il consumo eccessivo di alcol, il fumo e l'assenza di attività fisica possono contribuire all'ipertensione. Dieta ad alto contenuto di sodio. L'assunzione eccessiva di sodio, sale, nella dieta può portare a un aumento della pressione sanguigna, in quanto il sodio provoca ritenzione di liquidi, che aumenta il volume sanguigno e la pressione arteriosa. Obesità. L'obesità o il sovrappeso aumentano il rischio di ipertensione, poiché richiedono una maggiore forza per far circolare il sangue attraverso un sistema vascolare più esteso. Sedentarietà. L'attività fisica regolare è importante per mantenere una pressione sanguigna sana. La mancanza di esercizio può contribuire all'ipertensione. Tabagismo. Il fumo può danneggiare le arterie e aumentare la pressione sanguigna. Inoltre, l'esposizione al fumo passivo può influenzare la pressione sanguigna. Alcol. Il consumo eccessivo di alcol può contribuire all'ipertensione. Limitare il consumo di alcol è importante per mantenere la pressione sanguigna sotto controllo. Stress. Lo stress cronico può aumentare temporaneamente la pressione sanguigna. Se lo stress è costante, può contribuire all'ipertensione a lungo termine. Malattie croniche. Alcune malattie croniche, come il diabete e le malattie renali, possono influenzare la pressione sanguigna. Ereditarietà. In alcuni casi, l'ipertensione può essere ereditaria o associata a condizioni genetiche specifiche. Età. L'ipertensione è più comune nelle persone più anziane, ma può colpire persone di tutte le età. Altre condizioni mediche. Alcune condizioni mediche, come l'apnea del sonno e l'ipertiroidismo, possono contribuire all'ipertensione. È importante rilevare e trattare l'ipertensione in quanto può aumentare il rischio di gravi complicazioni, tra cui malattie cardiache, ictus, malattie renali e altre condizioni mediche. Il trattamento dell'ipertensione può includere cambiamenti nello stile di vita, come una dieta equilibrata, l'esercizio fisico e la riduzione dello stress, nonché farmaci antipertensivi prescritti dal medico. La gestione della pressione sanguigna alta è essenziale per mantenere una buona salute a lungo termine. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.